L'essere umano ha dei bisogni, premesso che per riuscire, diciamo, a raggiungere la nostra vita dobbiamo imparare il distacco dal risultato, quindi dobbiamo imparare a distaccarci dai nostri bisogni. È innegabile che siano comunque presenti delle tendenze e dei bisogni. I primi bisogni, quelli primari, sono i bisogni fisiologici, cioè mangiare, bere, dormire, l'alimentazione e anche la sessualità. Sono delle spinte istintive. Alcuni di questi bisogni, diciamo, ci permettono di vivere, quindi la necessità di nutrirsi e di dormire sono bisogni fisiologici senza i quali non potremmo vivere o respirare, eccetera. Per cui c'è una spinta molto forte che ci spinge, diciamo, verso queste necessità. La sessualità è un altro bisogno fisiologico che può in qualche modo essere compresso o comunque essere sublimato in qualcos'altro. Però fin tanto che non abbiamo realizzato questi bisogni, non procediamo oltre, perché se ho fame, sete e devo sopravvivere, tutte le mie energie sono concentrate lì, è come se il nostro cervello focalizzasse lì le nostre energie. Una volta che questi bisogni primari sono soddisfatti, ve ne sono altri. La seconda fascia di bisogni sono i bisogni di sicurezza, cioè la sicurezza fisica, la sicurezza di avere un lavoro, la sicurezza della salute, di avere una vita, diciamo, tranquilla e sicura. Anche qua, questi bisogni non sono necessari alla vita, ma sono importanti perché comunque sono in qualche modo indirettamente collegati alla sopravvivenza. Se non ho un lavoro, probabilmente avrò difficoltà a trovare del cibo, magari in Occidente. Questa difficoltà è un po' ridotta, però comunque è molto marcata. Se non riesco a mantenere la mia famiglia, avrò comunque sempre dei grossi problemi. Per cui anche in questo caso, se non riesco a superare queste fasi, tutte le mie energie vengono concentrate lì. Una fascia di bisogni più alta è quella di appartenenza. Appartenenza significa appartenere, diciamo, ad un gruppo sociale, avere una famiglia, avere un affetto familiare, avere degli amici, una vita sociale, appartenere ad un gruppo. Questo fa parte sempre dei bisogni primari, in quanto l'uomo è comunque, dal punto di vista filogenetico, sempre vissuto in branco. Per cui ha necessità, è un essere sociale, ha necessità di socializzare. Un essere umano che non socializza vive con molte difficoltà la vita. È quindi una cosa molto importante che tutti dobbiamo imparare a fare, a socializzare, a crearci un gruppo, un'appartenenza. La parte successiva è quella di autostima. L'autostima significa imparare ad amare se stessi. Nel momento in cui ho realizzato, diciamo, i bisogni fisiologici di sopravvivenza, quelli di sicurezza, sono in grado di socializzare, devo anche imparare a stimare me stesso, ad amarmi. E questi sono i primi bisogni che passano un po', diciamo, dai bisogni primari a quelli secondari. È molto importante sviluppare e riuscire a risolvere questo tipo di necessità, perché se impariamo a stimare noi stessi, possiamo evolvere di molto, nella vita. E l'ultimo bisogno è che si può realizzare appieno, se sono realizzati i primi quattro, diciamo, è quello dell'autorealizzazione personale. Nell'autorealizzazione personale c'è un percorso spirituale che ci permette soprattutto di comprendere dove siamo, cosa facciamo, dove stiamo andando, che significato ha la vita, che significato ha la morte. E possiamo liberamente, diciamo, accedere a questa fascia di bisogni dopo che siamo riusciti a soddisfare gli altri. Questa fascia è la fascia in cui dobbiamo puntare, perché trovare una risposta a questo dà un'immensa serenità. Vi do appuntamento al prossimo video.